io quello che posso raccontare è che io ero al tempo del presto tempo, sono arrivato diciamo al tempo del presto tempo. Erano fine anni 70. Fine anni 70, fine anni 80. Fine anni 70, fine anni 80. E la cosa bella che ricordo, di là vabbè, ero poco più che un ragazzino, erano proprio questi dopo spettacolo in cui ci si fermava a vedere quelli che per noi all'epoca erano i miti di allora, Pinarello, comunque tante altre persone che erano lì, e devo dire a differenza di oggi forse c'era un maggior rispetto verso chi era più avanti di noi. Si condivideva lo stesso. Io ricordo che, vabbè, io sono timido di natura, sono tuttora timido, però ricordo che comunque mi mettevo lì da una parte, guardavo, ascoltavo, rubavo con gli occhi la magia che gli altri facevano. Oggi probabilmente, vabbè, io poi sono forse un po' anche colpevole di questo, nel senso che con il sortilegio, con internet è cambiato tutto. Con il sortilegio in fondo. E quindi oggi c'è un diverso approccio da questo punto di vista. Giovani, è migliore, uguale? Io direi che è diverso, però in alcuni versi è peggiore, perché vedo che sta mancando, comincia a iniziare a mancare quella che è la dignità di chi studia la magia. Cioè il fatto che studiare una cosa significa impegnarsi, sudarci, e non, cioè, non si vede, tutti ormai c'è un internet, basta andare su YouTube e si vede che succede, no? Il problema è che io abbiamo la fortuna di vedere delle cose belle che magari non si vedono più. Esatto, e quello sarebbe lo studio, no? Cioè andare a cercare magari le cose più vecchie o i numeri che non avevamo modo di vedere prima. E quindi è diverso questo approccio, che però secondo me sta perdendo un lato tutto di rispetto e di dignità su molte cose. E ho visto di recente, a Sicilezzanza, dove molti di noi sono stati, ragazzini, non voglio dire, magari bravissimi, che però si sono messi a tirare i cucchiai davanti a un righello. Ecco, questa è una cosa secondo me che non è così. Non si sarebbe fatto. No, non si sarebbe fatto.